l'arrivo della prima neve e con le temperature in costante calo, le condizioni di vita degli animali selvatici diventano via via più difficili. Occorre ripararsi dal freddo e la ricerca del cibo diventa sempre più difficoltosa. Inoltre, anche se viviamo in contesti ricchi di fauna selvatica, non sempre riusciamo a scorgerla. Un modo simpatico per accorgersi di quanti e quali uccellini, ad esempio, frequentano i dintorni delle nostre abitazioni può essere quello di costruire o dotarsi di una o più mangiatoie che possono aiutare nel completare la loro dieta. Dobbiamo però sempre tenere bene in mente che il nostro contributo deve essere discreto, non pericoloso per gli animali e continuativo per tutto l'inverno. Tra i tanti modelli che si possono realizzare utilizzando i più diversi materiali, anche di recupero, ve ne proponiamo uno relativamente facile da realizzare con la presenza di un adulto. Pochi sono gli attrezzi necessari: un martello, un cacciavite, all'occorrenza un trapano con punta da legno, chiodi, viti, eventualmente colla, un cordino e un gancio in metallo. La struttura qui proposta utilizza il legno. I pezzi occorrenti sono questi: una base quadrata, quattro colonne, quattro fasce, due montanti triangolari, due rettangoli per il tetto. Ecco come eseguire il montaggio. Si prende la base, su un angolo si fissa da sotto con una o due viti la prima colonna, mettendo sulle superfici di contatto la colla, e sul secondo angolo si fissa con le stesse modalità la seconda colonna. Le stesse operazioni devono essere svolte per le rimanenti due colonne. Partendo da un angolo si può procedere a inchiodare la prima fascia tra una colonna e l'altra, avendo l'accortezza di far coincidere l'angolo della colonna con l'angolo della prima fascia. La fascia sarà leggermente più lunga. La parte che esce servirà come base di appoggio per il posizionamento della seconda fascia, e così via. Ora si prende il primo montante triangolare che verrà inchiodato o avvitato esternamente alla colonna numero 1 e 2. Questo pezzo dovrà essere centrato e allineato con l'angolo esterno superiore delle due colonne. Poi si prende il secondo montante triangolare che dovrà essere sistemato con le stesse modalità ma sulle altre due colonne. Questi due pezzi forniranno l'appoggio per le due falde del tetto. Si deve prendere la prima falda, centrarla rispetto ai due montanti, avendo cura di metterla della misura giusta più in basso, in modo che quando si metterà la seconda, quest'ultima possa appoggiare bene sia sulla superficie portante dei due montanti e sia sul lato più alto del primo spiovente. Trovato il punto giusto, si può procedere a fissare con i chiodi anche questi componenti. Ora la mangiatoia casetta è quasi ultimata. Si prende infine il cordino, lo si fissa e adesso si stringe il gancio al riparo sotto il tetto. Questa operazione serve se si è deciso di appendere la mangiatoia a qualche supporto, mentre il gancio serve per fissare una palla composta da diversi alimenti contenuta in una retina. Questi prodotti si possono trovare nei negozi specializzati e in qualche supermercato. In alternativa si può fissare la struttura su un palo o la si può posizionare su un albero mettendo all'interno degli alimenti sciolti, quali ad esempio semi, noccioline, noci, briciole di biscotti, grassi. In questo caso occorre eseguire una piccola modifica, accorciando una fascia per lasciare un vuoto di qualche centimetro per facilitare la pulizia all'interno della mangiatoia, che dovrà essere svolta ogni settimana, spargendo il cibo non consumato a terra. Così, magari, alcuni uccellini che non si erano fidati a entrare nella mangiatoia potranno prendere pian piano confidenza. Si consiglia di posizionare la mangiatoia in un luogo facilmente osservabile, ma non troppo vicino a una finestra o a una vetrata, per evitare malaugurati impatti di uccelli contro il vetro.
Ovviamente la costruzione della mangiatoia è un bel momento da condividere con uno o più adulti che in questo modo potranno aiutare nei passaggi più difficili. Bisogna infatti sottolineare che occorre evitare qualsiasi operazione che possa portare danno a chi la realizza e a chi la utilizza. Non è inopportuno ricordare a questo proposito alcuni concetti. La scelta del suo posizionamento deve essere presa cercando di minimizzare i pericoli. Gli animali che eventualmente la utilizzano dovranno sempre essere mantenuti liberi, senza dipendere in modo esclusivo da essa. Per questa ragione, la mangiatoia va utilizzata solo nell'inverno, circa da metà novembre a circa metà marzo. Bisogna mantenere la costanza di rifornirla per tutto il periodo, perché se l'abbandoniamo a metà percorso, gli animali che in parte si erano abituati a frequentarla potrebbero incorrere in guai seri. Se poi avete delle difficoltà a reperire il materiale per realizzarla, potete rivolgervi alle sedi del parco, dove potete trovarle già montate e dove il personale vi potrà fornire alcuni consigli sul loro uso.